Vega la stella, Lira la costellazione e infine il lupo. Sono i simboli dei tre gruppi di volo su cui è strutturata la 46esima Brigata Aerea, il 50esimo e il secondo, che operano con aerei quadrimotori C-130J Hercules II, e il 98esimo che vola sul bimotore di fabbricazione italiana, il C-27J Spartan. Siamo a Pisa, sullo storico aeroporto di San Giusto. Su questa base, 365 giorni l'anno, 24 ore al giorno, operano gli uomini e le donne di questo importante reparto dell'aeronautica militare, al quale è demandato come compito principale il trasporto aereo di personale, materiali, mezzi ed equipaggiamenti dell'Arma Azzurra e di altre forze armate e corpi armati dello Stato. Qui si parla al plurale. Gli aerei in dotazione sono plurimotori e l'IO cede il posto a noi, a sottolineare l'importanza dello spirito di corpo e di collaborazione che in volo come a terra rappresenta l'essenza stessa e il modus operandi della 46esima Brigata Aerea, il cui motto è Ego, leve, faccio. Lo faccio senza difficoltà. Il reparto nasce nel febbraio del 1940 sull'aeroporto di Pisa San Giusto, a pochi chilometri da Piazza dei Miracoli, con la celebre torre pendente, come 46esimo stormo bombardamento terrestre, articolato su due gruppi di volo, il 104esimo e il 105esimo. Si vola con il trimotore Savoia Marchetti SM-79 Sparviero. La guerra è già alle porte e dopo appena 4 mesi, a giugno, i suoi aerei sono impiegati in operazioni sul fronte occidentale, assicurando missioni di ricognizione e bombardamento, come quello di Marsiglia, in Francia, nella notte tra il 21 e il 22 giugno. Lo Stormo viene impiegato in diverse azioni belliche, anche sul fronte greco-albanese. Proprio in seguito a una di queste, perde la vita il sottotenente pilota Alessandro Caselli, primo ufficiale dello Stormo a essere decorato alla memoria con la medaglia d'oro al valor militare. Nel 1942 il 46esimo viene prescelto per transitare nella specialità degli aerosiluranti, con la quale partecipa alle battaglie aeronavali nel Mediterraneo. Il prezzo pagato in termini di vite umane è altissimo. 4 piloti dello Stormo saranno decorati di medaglia d'oro al valor militare alla memoria, tra questi il tenente pilota Silvio Angelucci, in memoria del quale nel 1984 verrà intitolata la 46esima Aerobrigata. Terminate le ostilità, il 1 novembre 1948 il reparto trasloca di nuovo, stavolta sull'aeroporto romano di Centocelle, ricevendo la denominazione di 46esimo Stormo e la sua bandiera, mentre gli SM-79 Savoia Marchetti sono riconvertiti per le esigenze di trasporto aereo. All'attivo restano oltre 1000 azioni di guerra, 300 bombardamenti, 123 siluramenti, 30 medaglie d'argento e 5 medaglie d'oro alla memoria e il conferimento della medaglia d'oro al valor militare alla bandiera dello Stormo. Nel 1949 lo Stormo inizia il graduale e definitivo ritorno sull'aeroporto di Pisa. E dopo l'ingresso dell'Italia nella NATO viene riequipaggiato con nuovi velivoli da trasporto aereo. I primi arrivano nel 1953. Sono loro i Fairchild C-119G che in Italia passeranno alla storia come i vagoni volanti.
il 16 aprile 1954, quando avviene la trasformazione in 46esima aerobrigata trasporti medi, articolata su reparto volo, reparto efficienza, rifornimenti e trasporti e un reparto servizi operativi generali. In breve tempo si distingue per la costante attività di supporto a tutti i reparti dell'aeronautica militare, in campo nazionale e NATO, e per la cooperazione con le altre forze armate, assicurando, per esempio, l'addestramento e l'impiego di paracadutisti e il trasferimento di reparti nell'ambito dello scacchiere dell'Alleanza Atlantica, oltre ad assicurare operazioni di protezione civile e soccorso in caso di calamità naturali e crisi politico-militari internazionali. Attività che consentono alla 46esima Aerobrigata di imporsi all'attenzione nazionale e internazionale per le sue capacità tattico-operative, divenendo un vero e proprio simbolo dell'aeronautica militare, non senza pagare, tuttavia, anche in questo caso, un doloroso tributo in termini di vite umane. L'episodio più drammatico che segnerà per sempre la storia dell'aeronautica militare e dell'Italia avviene l'11 novembre 1961. Passerà alla storia come l'eccidio di Kindu e costerà la vita a 13 aviatori italiani. I primi anni 60 sono segnati da una sanguinosa guerra civile nel Congo, ex colonia belga in Africa, le cui sorti provocano l'intervento dei caschi blu dell'ONU. Tra i militari inviati a supportare la missione umanitaria ci sono anche gli italiani. Trasportano rifornimenti e aiuti per la popolazione locale. L'11 novembre gli equipaggi di due vagoni volanti, Lira 5 e Lupo 33, decollano da Leopoldville per il piccolo aeroporto di Kindu. È una missione lampo, il tempo di atterrare, scaricare gli aiuti umanitari, rifornire gli aeroplani, mangiare qualcosa e ripartire. Qualcosa però va storto. Gli aviatori italiani ai comandi del maggiore Amedeo Parmeggiani vengono scambiati per mercenari e attaccati senza motivo da oltre 300 soldati congolesi. Non hanno neanche il tempo di spiegare. Sono accusati di fornire armi ai secessionisti e trucidati sul posto. Per mesi di loro non si hanno notizie. Solo nel febbraio del 1962 viene individuata una fossa comune con i resti degli italiani, che finalmente possono tornare in patria. Martano Marcacci, Francesco Paga, Silvestro Possenti, Nazareno Quadrumani, Francesco Paolo Remotti, Giorgio Gonelli, Amedeo Parmeggiani, Onorio De Luca, Giulio Garbati, Filippo Di Giovanni, Nicola Stigliani, Armando Fabi, Antonio Mamone. Le 13 anime di Kindu oggi riposano in questo sacrario realizzato tra il 1962 e il 1963 per onorare la loro memoria su progetto dell'architetto pistoiese Giovanni Michelucci. Nel 1994 sarà conferita loro la medaglia d'oro al valor militare. Poco distante un C-119 nella livrea originale dell'epoca, la stessa di Lira 5 e Lupo 33, con le insegne dell'ONU e la scritta Italian Air Force. Fa da eterno compagno di viaggio per i 13 eroi, ricordati anche da una stele eretta nel comune di Fiumicino alle porte della capitale.
L'era gloriosa dei vagoni volanti termina nei primi anni 70, quando gli ultimi C-119 vengono gradualmente sostituiti con i più moderni quadrimotori Lockheed C-130H Hercules e con i bimotori italiani Aeritalia G-222. È una svolta per la brigata e per tutta la forza armata. I gruppi volano per migliaia di ore, riscuotendo successi e riconoscimenti anche in teatri internazionali, e per due volte si classificano al primo posto nella competizione internazionale tra i reparti da trasporto tattico della NATO Volant Rodeo. Si vola in tutto il mondo, dando il proprio contributo anche a missioni che segneranno la storia, come l'operazione Locusta in Kuwait, per l'operazione Desert Storm contro le truppe di Saddam Hussein, primo impiego in teatro operativo per le forze armate italiane dalla Seconda Guerra Mondiale. È il 1990, la 46esima, divenuta intanto Brigata Aerea, appena festeggiato il 50esimo anniversario dalla sua nascita, e solo due anni dopo, il 15 dicembre del 1992, il Presidente della Repubblica Italiana le conferirà la Medaglia d'Oro al Valor Militare. Grandi successi, ma anche forte dolore. Appena tre mesi prima, un G-222 impegnato per conto dell'ONU nel ponte aereo in soccorso alle popolazioni assediate di Sarajevo in Bosnia è stato abbattuto da due missili terra-aria. I quattro membri dell'equipaggio saranno decorati alla memoria con la Medaglia d'Oro al Valor Militare e ricordati assieme a tutti i caduti della 46esima Brigata Aerea con questo monumento in marmo bianco di Carrara, ideato dall'artista Enrico Fornaini e realizzato dagli scultori Giancarlo Bernacca e Alvaro Torti, ispirato proprio alle vicende di Sarajevo, Kindu e degli aviatori morti durante le attività antincendio. La Brigata Aerea entra nell'era moderna nei primi anni 2000 con l'arrivo dei nuovi aerei da trasporto C-130J e C-27J Spartan, che segna l'avvio di un imponente programma di rinnovamento della base di Pisa. Pian piano vengono costruiti un nuovo hangar, un ampio piazzale di parcheggio, la rampa 5 e soprattutto viene realizzato l'International Training Center, dove oggi si addestrano anche i piloti militari stranieri delle linee di supporto. Cambiano gli aerei, si rinnovano gli equipaggi, ma non cambia la mission della Brigata Aerea. Dall'Afghanistan all'Iraq ai cieli di tutto il mondo, fino ai ghiacci del Polo Sud, il contributo dei velivoli della 46esima è stato, è e continua a essere un punto di riferimento fondamentale per tutti i rischieramenti e le operazioni fuori area, d'addestramento o in contesti operativi reali, che vedono impegnati l'aeronautica militare e le altre forze armate italiane. Come i trasporti in biocontenimento nel corso dell'emergenza Covid-19 o l'operazione Aquila Omnia per l'evacuazione di massa di profughi dall'Afghanistan in seguito al ritorno al potere dei talebani. Vega, la stella, Lira, la costellazione e infine il lupo sono anche i simboli presenti nello storico stemma del reparto della 46esima Brigata Aerea di Pisa, attraversato in diagonale da una fascia color ambra con su scritta in nero la denominazione del reparto, segno di continuità di tradizioni aeronautiche e valori che si rinnovano, tramandandosi nel tempo, testimoni dell'impegno e del valore di questo reparto, la cui bandiera è la più medagliata dell'aeronautica militare.